Difese sugli scudi nel processo sui presunti appalti monumentali del post-sisma. Ieri mattina, davanti al Tribunale dell'Aquila, sono cominciate le arringhe degli avvocati difensori dei 23 imputati. Un processo che appare in gran parte ridimensionato rispetto all'impianto accusatorio iniziale. Il verdetto arriverà a novembre. Tra le richieste di condanna c'è anche quella di 7 anni e 8 mesi per Azzeta, il professionista pratolano coinvolto nell'inchiesta e accusato di corruzione e falso ideologico per aver compiuto atti contrari al proprio dovere, reperendo un geologo per la redazione di una perizia sull'appalto del Teatro dell'Aquila. Al centro dell'inchiesta è finita anche la chiesa di San Domenico a Sulmona. Dagli atti di indagine è venuto fuori che le gare d'appalto erano state bandite con ribassi consistenti, che in seguito le ditte esecutrici, in accordo con i funzionari pubblici indagati, avrebbero avuto modo di recuperare durante i lavori con le cosiddette perizie di variante, riassegnate ad affidamento diretto o con procedure negoziate senza gare. Su questa vicenda giudiziaria, portata avanti dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo dell'Aquila riguardante il recupero post-sisma del patrimonio culturale vincolato, la Procura della Repubblica del capoluogo abruzzese aveva depositato le richieste di condanna scritte per 7 imputati su 23 totali, per la maggior parte con posizioni che vanno nella direzione dell'assoluzione o della prescrizione. Reggono al momento le accuse di corruzione. Il prossimo 19 luglio sarà la data di avvio dello screening di prevenzione sulla popolazione sulmonese nell'ambito delle iniziative intraprese per affrontare la problematica delle emissioni provenienti dalla discarica di Noce Mattei. Nell'area parcheggio del Palazzetto dello Sport, fino al 27 luglio, sarà possibile sottoporsi ai test di mammografia, PAP, HPV, il controllo del neosospetto, l'ECG e la spirometria. Saranno consegnati anche kit per la prevenzione del colon retto. Il poliambulatorio mobile della ASL sarà attivo ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. La campagna di prevenzione si sposterà anche alle Marane di Sulmona in Piazza Australia, proprio dove si trova la discarica di Noce Mattei, stessi orari dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 17, dei giorni 23 e 30 luglio. Lo screening di massa era stato deciso nelle scorse settimane al termine di un tavolo tra Comune, ART, Regione e ASL. Ieri intanto sono arrivate le centraline dell'ART, installate nei pressi della discarica, che per un mese monitoreranno la qualità e la salubrità dell'aria. Non sono emersi elementi per identificare le persone che divulgano commenti diffamatori a seguito dell'investimento e dell'uccisione dell'orso Juan Carrito. Lo ha messo nero su bianco il sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Stefano Iafolla, che ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di archiviare le denunce presentate da LG, 32enne di Castel di Sangro, l'automobilista che investì l'orso il 23 gennaio 2023 sulla strada statale 17. Per la procura, le indagini effettuate dalla Polizia Postale dell'Aquila non hanno evidenziato elementi utili per dare un volto e un nome agli autori della diffamazione aggravata sui social, che avevano riempito di epiteti e parole offensive il giovane. Non è dello stesso avviso l'avvocato dell'automobilista, Gaetana Di Anni, che aveva denunciato 17 persone, presentando complessivamente 5 querele finite sul tavolo della procura. Solo per la prima denuncia le indagini hanno portato a scoprire l'autore della diffamazione, che in ogni caso non è stato indagato, come rileva la Di Anni, che si è opposta alla richiesta del PM, chiedendo al giudice di disporre nuove indagini, identificando i 17 leoni da tastiera e il rappresentante legale di un'associazione animalista. I commenti denigratori avevano offeso la reputazione del mio cliente, provocandogli stress e forte ansia, ricorda l'avvocato, chiedendo al tribunale di continuare ad indagare. Pioggia di ricorsi contro le sanzioni amministrative inflitte dalla polizia locale di Sulmona per la violazione della zona a traffico limitato nel centro storico cittadino. Sul tavolo del giudice di pace di Sulmona sono arrivate almeno 40 contestazioni che saranno esaminate nel dettaglio. Si tratta per lo più di commercianti e residenti che hanno l'autorizzazione ad accedere a una sola zona, ma che transitano sistematicamente anche in altre aree della ZTL. Con le vecchie telecamere non era possibile registrare queste violazioni, tant'è che i soliti furbetti riuscivano ad eludere i controlli, entrando con l'auto in centro storico negli orari consentiti e uscendo liberamente qualche ora dopo, anche quando scattava la zona a traffico limitato, ora non più. L'occhio della telecamera, grazie all'investimento tecnologico, si estende su più aree del quartiere.
400 sanzioni amministrative elevate ad altrettanti automobilisti da marzo a giugno, e questo è il bilancio dell'attività effettuata dalla Polizia Locale di Sulmona, coordinata dal comandante dirigente Domenico Giannetta, nella centrale Piazza Garibaldi, dove, nonostante divieti e la segnaletica, va avanti la cosiddetta sosta a spina di pesce, che era stata introdotta lo scorso inverno a causa dell'emergenza parcheggi che si era venuta a creare per la chiusura del silos di Santa Chiara. La problematica si è risolta lo scorso 28 marzo, quando l'autorimessa comunale, che è collegata proprio con la piazza e con il centro storico, è stata riaperta al termine dei lavori effettuati sui 16 pilastri della struttura, che sono stati realizzati a ridosso delle festività pasquali per un importo complessivo di 140.000 euro. La riapertura del parcheggio coperto, che può contenere fino a 400 posti auto, non è servita per fermare la spina di pesce in piazza Garibaldi. Per questo gli agenti della Polizia Municipale, dopo un periodo di relativa tolleranza, sono passati dalla prevenzione alla repressione. Nell'arco degli ultimi 3 mesi sono state quindi inflitte 400 sanzioni amministrative da 42 euro. Tuttavia, nei giorni scorsi sono arrivati anche i primi ricorsi contro le multe erogate dai vigili urbani. Ho pagato la sosta, ho parcheggiato la vettura sulle strisce blu, che sono ancora presenti e visibili sul lato dell'anello della piazza. Non sono state rimosse, ciò trae in inganno gli automobilisti, protesta un cittadino che si è recato nel comando della polizia locale per ricorrere contro la sanzione amministrativa. Un'osservazione che è arrivata anche da qualche turista. Per i vigili urbani la legge parla chiaro, prevale sempre la segnaletica verticale. La sosta in piazza negli spazi non consentiti rimette al centro dell'attenzione l'uso, la rivitalizzazione del parcheggio di Santa Chiara, che viene valorizzato maggiormente nei giorni di mercato, il mercoledì e sabato, ma non nel resto della settimana. Nel silos comunale si dovranno svolgere altri lavori per il rinforzo dei pilastri, che non sono stati oggetto del primo intervento legato alla chiusura che era scattata la scorsa estate dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco. Il nuovo cantiere tuttavia sarà allestito senza necessità di una nuova chiusura. Luminita Nita è recentemente diventata la seconda ambasciatrice di Eurovero, un'organizzazione dedicata alla promozione del ciclismo sostenibile e alla sensibilizzazione sulle questioni ambientali. La sua nomina è avvenuta dopo un'esperienza trasformativa di 15 giorni, trascorsi pedalando con Bertrand, il fondatore di Eurovero. Durante questo viaggio, che l'ha portata anche in Abruzzo, a Popoli Terme, Luminita è stata profondamente colpita dalla missione di Eurovero e ha potuto vedere in prima persona l'impatto positivo che il ciclismo può avere non solo sull'ambiente, ma anche sulla salute e sul benessere delle persone. Sono partita da Romania il 9 agosto l'anno scorso. 12.000, 17. Ho fatto Polonia, Romania, Polonia, Lettonia, Estonia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Alemania, Olanda, Belgio, dopo Francia, Spagna, Portogallo, di nuovo Spagna, Francia, il sud e dopo Italia. Adesso qua. Questa esperienza l'ha ispirata a unirsi alla causa e a diventare una voce attiva nella promozione del ciclismo come mezzo di trasporto sostenibile. Luminita porta con sé una passione contagiosa e una dedizione incrollabile alla causa. La sua nomina come ambasciatrice rappresenta un passo significativo per Eurovero, che continua a crescere e diffondere il suo messaggio in tutta Europa. Con il suo impegno, Luminita spera di ispirare sempre più persone a scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, contribuendo così a un futuro più verde e sostenibile. Arrivederci alla prossima, Popoli! L'Accademia Musicale Impulse Sound, con le sue 5 sedi a Pescara, Chietiscalo, Scafa, Torre dei Passeri e Popoli Terme, continua a distinguersi come un punto di riferimento per la formazione musicale canora. Come ogni anno, l'Accademia ha organizzato la tanto attesa settimana musicale, un evento in cui gli allievi diventano i veri protagonisti. Quella di quest'anno si è conclusa il 5 luglio scorso a Popoli Terme con una serie di esibizioni che hanno messo in luce il talento e la dedizione degli studenti. Durante l'evento gli allievi hanno mostrato le abilità acquisite nel corso dell'anno, esibendosi in performance di pianoforte, chitarra, batteria e canto.
Ogni esibizione è stata il frutto di un lavoro costante e appassionato, seguito passo passo dai loro insegnanti. Tra questi strumenti, l'Accademia offre corsi di violino, sassofono, clarinetto e molti altri. Il primo di molti eventi musicali che sono stati inseriti nel cartellone estivo del Comune di Popoli Terme. Facciamo per quel che possiamo, cerchiamo di aiutare tutte le associazioni e le scuole della nostra cittadina. Io sono maestra Francesca, quest'anno si sono impegnati tutti quanti per preparare questo saggio che per loro è un obiettivo molto importante. Sono già 7 anni che facciamo questa manifestazione, questo evento e siamo in fremento per partire, per dare il via a questa serata musicale. Tutti emozionati. Sono tutti emozionati, sono i ragazzi, gli allievi sono felicissimi di affrontare questa avventura. È un grandissimo onore e un enorme privilegio condurre ancora una volta questo bellissimo, bellissimo spettacolo, che poi sono una serie di concerti, perché insomma abbiamo vissuto una bellissima settimana insieme all'insegna della buona musica, e l'appuntamento di Popoli di questa sera è l'ultimo, è quello che va un po' a concludere questo bellissimo tour musicale. Io ringrazio naturalmente Patrick D'Ottavio, il direttore di questa scuola, che ripone sempre fiducia in me. Per me è una grandissima gioia, una grandissima soddisfazione. Con grande entusiasmo condurrò anche questa sera questo meraviglioso evento. Beatrice Papi. Nicole Caruso. Tanto emozionate, molto, e anche un pochino di adrenalina. Io ansiosa, un pochino ansiosa. La maestra, i nostri genitori e ovviamente tutto il pubblico che si siederà sulla scalinata per vederci. Io, mamma, papà, nonno, nonna, che in questo momento non c'è perché sta al lavoro, e nonna Silvana, nonno Elio, bene, tutti, e zio. Tutti. Va bene, un saluto. L'Abruzzo ritorna a casa dall'Arena BMX di Rimignano, Udine, con 2 risultati importantissimi, al di là di ogni più rosea aspettativa. 2 atleti, entrambi della Paved Bike Team ASD, e le griglie di partenza delle finali. Amilcare Mendoza nella categoria Master e Antonella Mendoza nella categoria Esordienti Donne Secondo Anno. Per entrambi, che sono papà e figlia, centrare le finali è stato un grandissimo risultato. Amilcar è stato vittima di una caduta e purtroppo per lui la gara si è conclusa presto. Antonella invece, nonostante diverse disavventure, ha tirato fuori una prestazione di altissimo livello che l'ha portata sul gradino più alto del podio di categoria. Incontenibile la sua gioia, ma anche di tutto lo staff e del presidente Giovanni Salerno. Del Besnate, poi Mendoza, ultima curva per l'atleta del Trentino Garda, Chiara Mattei, campionessa italiana. Un successo costruito passo dopo passo, con determinazione e voglia di arrivare fino in fondo. Il programma di allenamento è stato svolto quotidianamente, senza interruzioni di sorta, da entrambi gli atleti. La Pumped Bike Team ha messo a disposizione mezzi e risorse, realizzando con le proprie forze una mini pump car in terra per gli allenamenti di base. Grande la soddisfazione del presidente Giovanni Salerno, che ha dichiarato: in merito a questo risultato sicuramente va riconosciuto prima ai nostri sponsor, alla Pavind Servizi Ambientali di Sulmona innanzitutto, perché hanno reso possibile il nostro progetto. Ci auguriamo che in futuro gli enti sportivi e politici abbiano un'attenzione più specifica nei confronti di chi come noi svolge un'attività sportiva mirata, reale, costante e continuativa. Mi auguro, prosegue ancora il Presidente,
che ci diano la possibilità di realizzare strutture che aiutino i nostri ragazzi a crescere nello sport agonistico ad alti livelli. Un complimento grande grande va ad Antonella nei momenti più difficili e di pochi mezzi che siamo riusciti a mettere a sua disposizione, è sempre riuscita a tirare fuori il meglio di sé e la conferma che i grandi risultati sono innanzitutto frutto della propria determinazione e voglia di ottenerli. Andremo avanti, ha concluso Salerno, perché i risultati ci danno ragione. Portiamo a casa il secondo titolo italiano in soli 5 anni di attività giovanile agonistica. Qualcosa vorrà pur dire. Fondo diritto, grazie.